Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti e bentornati su questo canale, io sono Shani e oggi sono qui per continuare la nostra serie di preferiti, ma stavolta make-up di luglio 2020. Sono dei prodotti, alcuni che avete già visto, altri che non avete visto ancora, ma che comunque ci tengo a recensirvi in breve. Quindi direi di iniziare subito. Primo prodotto che vi voglio recensire positivamente è questo correttore di Born This Way di Too Faced, che sarebbe questo qui, che ormai mi vedete utilizzare praticamente quasi sempre. È un correttore che si può utilizzare per diversi scopi, ovvero sia per lo sculpting che per highlighting, anche per quanto riguarda coperture occhiaie, coperture imperfezioni, eccetera eccetera. Abbiamo 15 ml all'interno, che veramente sono tantissimi ragazze e ragazzi, tantissimi. Io già l'ho acquistato parecchio tempo fa e ancora ce l'ho quasi del tutto pieno, nonostante lo utilizzo sempre. E mi piace tantissimo perché ha un effetto pazzesco sulle mie occhiaie tra parentesi, e sulle imperfezioni. Mi trovo davvero davvero bene, dura tutto il giorno, si fissa anche senza bisogno di cipria. Dovete stare attenti solo un pochino che magari dopo tantissime ore potrebbe un pochino creparsi o andare un pochino nelle pieghe, però per quanto riguarda la performance generale di questo correttore sono abbastanza soddisfatta, quindi per me è un preferito. Oltre al fatto che per quanto riguarda quantità, qualità, prezzo è secondo me imbattibile, perché costa quasi 30 euro diciamo, però sono 15 ml che è al di sopra di qualsiasi correttore, perché all'interno di solito abbiamo 7 ml, comunque la metà. Altro prodotto di cui vi parlo è un burro cacao, ed è il burro cacao Kisses di Veralab, questo qui, che è un burro cacao che è rientrato nella mia top 5 di o addirittura top 3 di preferiti burro cacao del dicembre, diciamo. Se lo sapete già e mi seguite da un po' di tempo, saprete che il mio burro cacao preferito fino a poco tempo fa era quello di Veleda, che continua ad essere buono per me, però questo qui diciamo che mi dà un plus, un qualcosa in più rispetto a quello. Non lo so, mi lascia le labbra veramente veramente morbide, e anche per diverse ore, anche per tutta la notte, anche il giorno dopo. Quindi secondo me sono 6 euro come quelli del burro cacao di Veleda, però ben spesi, anche perché vi dura tantissimo tempo, tranne che lo utilizzate ogni 2 minuti, in quel caso nessun burro cacao vi durerà tantissimo tempo, però secondo me sono dei soldi veramente ben ben spesi. Altro prodotto che ci tengo a menzionare è un prodotto di Fenty Beauty che ormai sto utilizzando da un sacco di tempo, che mi vedete su anche oggi, ovvero il Gloss Diamond Milk di Fenty, questo qui, trasparente. Questo gloss mi ha dato grandi grandi soddisfazioni. Non è uno di quei gloss che sentite appiccicosi sulle labbra, non è uno di quei gloss che ovviamente dura tantissimo tempo, però è un gloss che veramente veramente merita. Secondo me l'unica pecca di questo gloss è appunto il prezzo, perché in generale comunque è un ottimo gloss. Dura quel che dura, nel senso che se parlate, mangiate, ovviamente va via, però è davvero confortevole portarlo sulle labbra. Se avete un gloss da consigliarmi che non sia appiccicoso, che duri anche modestamente, fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti, perché sarei davvero interessatissima. Comunque lui per me è un preferito. Altro prodotto preferito del mese, siamo quasi alla fine, è il mascara Pupa Vamp, questo qui nella versione normale, versione originale. Questa qui non è la versione waterproof, anche perché dalla versione waterproof non ho sentito proprio granché bene. Che dire, all'inizio avevo qualche dubbio perché, non lo so, non mi dava quell'effetto che veramente speravo, ma forse perché ogni mascara all'inizio non è mai perfetto. Comunque questo qui è lo scovolino, quello a clessidra, il classico per dare volume alle ciglia. E niente, dopo che un pochino si è addensato è diventato top, top, top. Adesso lo adoro veramente.
E se la formulazione fosse sempre come questa qui adesso, già fin dall'inizio, sarebbe perfetto. L'unica pecca secondo me è che non è waterproof e che proprio all'inizio è un pochino così liquido, però a parte quello secondo me è veramente veramente fantastico e capisco veramente tutte quelle persone che dicevano che valeva la pena comprarlo e provarlo. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere, ma che ormai sapete sicuramente che utilizzo da un sacco di tempo, ma che è stata ancora una riconferma, è questa matita di Benefit. Allora ragazze e ragazzi, per quanto riguarda sopracciglia, secondo me Benefit è davvero il top, il top, il top. Questa matita è la Goof Proof Brow Pencil di Benefit. Nemmeno mi ricordo quando l'ho comprata l'ultima volta, perché è passato talmente tanto tempo. È il numero 4.5 e ancora dura ragazze e ragazzi, ancora ce n'è un botto davvero. Cioè io davvero non so... Non so come facciano questi qui, forse anche perché ho le sopracciglia che comunque non hanno bisogno di essere riempite fino all'inverosimile, però è davvero ottima, ottima, ottima. La porto sempre con me, la utilizzo sempre, per me non esiste prodotto migliore. Vorrei provare anche qualche altro prodotto della loro linea, magari anche qualche fissatore. E anzi fatemi sapere se mi consigliate qualche prodotto, anche qualche colorazione che magari potrebbe starmi bene, ma comunque secondo me sono imbattibili, imbattibili davvero. E ultimo prodotto ragazze e ragazzi che vi mostro è una riscoperta, un prodotto che sto utilizzando tantissimo anche in questo periodo, è una delle matitine di Pixi del set Endless Silky Eye Pen, che ormai vi ho menzionato anche tempo fa. È una matitina nera che è in set con altri colori, che veramente mi dà delle grosse grosse soddisfazioni. Non va via, si sfuma benissimo se volete sfumarla, si fissa e non si sgretola, non si sbava. Per me è davvero una matitina fantastica. Non so se è presente in gamma senza il set, ma comunque diciamo che le altre matitine sono anche carine da mettere. Ce n'è una bronzo, una dorata e una rossa, quindi alla fine potrebbero servire pure quelle, soprattutto per l'estate. E niente ragazzi, ragazzi, questo qui è il mio ultimo prodotto che vi consiglio, perché secondo me sono tutti dei prodotti validi. E niente ragazzi, ragazzi, questi erano i prodotti che vi consigliavo io. Il prossimo mese vedrete altri prodotti, perché voglio comunque continuare con la sezione dei preferiti. E niente, io spero di essere stata utile, fatemi sapere un po' cosa ne pensate giù nei commenti. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!